SIGEP 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Brazzale, un'azienda di prodotti casearei che è presente non solo in Italia ma in più parti del mondo grazie alla qualità realizzata da questa azienda. Siamo in compagnia di Roberto Brazzale, il titolare dell'azienda, oggi con una tenuta assolutamente unica. Sei bellissimo così, Roberto. Grazie, sono un po' improbabile, ma in realtà lavoro anch'io, Altrimenti si direbbe, ma ti stai divertendo. Se non ci si diverte nel lavoro, specialmente in questo lavoro, è meglio lasciarlo subito. Allora, intanto diciamo subito qual è la storia dei fratelli Brazzale. È una storia di secoli. Noi siamo tre fratelli oggi, ma deriviamo da una lunghissima tradizione nata sull'altopiano di Asiago, secoli e secoli fa. Abbiamo documenti del 1650. Diciamo che abbiamo deciso che la storia moderna comincia nel 1784. Siamo proprio una tipica azienda familiare, con tutte le sue caratteristiche, in particolare quella di guardare a lungo termine e di avere un grande senso della tradizione, un grande legame con il proprio lavoro. Roberto, voi siete specializzati innanzitutto nella produzione di burro. Il burro che voi andate a realizzare ha una concentrazione altissima di materia prima e sfatiamolo questo mito. Tanti dicono il burro fa male, ma non è vero. Questa è una sciocchezza che era stata diffusa come una fake news nei decenni passati, poi totalmente smentita, tant'è che oggi non esiste una dieta sana senza avere alla base il burro, questo è riconosciuto da tutti i dietologi. E il burro oltretutto porta con sé le qualità e le caratteristiche migliori del latte. Ecco, e per quanto riguarda il burro, voi realizzate più qualità. Oggi a SIGEP 2023 presentate una nuova linea. Di cosa si tratta? Beh, innanzitutto noi qualche anno fa abbiamo offerto una novità, che è quella della realizzazione di un burro che abbiamo definito Rolls Royce, cioè un burro senza compromessi che viene dal latte, da una filiera di latte specialmente curata, ed è un burro che noi chiamiamo burro superiore Fratelli Brazzale, che ha l'84% di grasso, dal quale poi sono derivate anche delle filiazioni attraverso il nostro Science Center creato con l'Università Statale di Milano. Abbiamo messo a punto delle formulazioni dove abbiniamo sempre prodotti naturali, per cui etichetta sempre pulita, che assieme nel combinati con il burro realizzano ad esempio il burro aroma naturale, che è un prodotto, una preparazione alimentare che permette al pasticcere e al professionista una grande facilità, in quanto il burro è già aromatizzato con vari aromi e si sa che il burro è il miglior veicolo dell'aroma, perché in cottura non evapora, non viene disperso, rimane, e di conseguenza al termine della cottura avremo espresse le migliori qualità del burro e anche dell'aroma. Oltre a questo presentiamo il gelato Fratelli Brazzale, gelato che si fa con il burro e con il latte parzialmente scremato, anche qui etichetta pulita perché sono solo prodotti naturali, non c'è l'aggiunta di additivi, e questo gelato, che mi dispiace non potervi fare provare attraverso questo video, veramente ha delle caratteristiche uniche e ci ha dato delle grandissime soddisfazioni anche in termini poi di tenuta, di consistenza, di equilibrio degli aromi. Insomma, il burro, oltre a essere il re della tavola, è il re anche delle preparazioni alimentari. Ricordiamoci, sono solo prodotti naturali, e chi se non il Padre Eterno è più bravo nel realizzare gli alimenti. E allora, per tutti coloro, professionisti e non, dell'Horeca e del Food Service, che desiderano avere maggiori informazioni attraverso la vostra rete commerciale, che è certamente abbastanza fitta e abbastanza organizzata, ma sai, io dico sempre che c'è la maglia che si smaglia, per cui c'è qualche vuoto di copertura e magari c'è qualcuno che desidera entrare in contatto con voi. Attraverso quale indirizzo email? Indirizzo email può essere info@brazzale.com,
oppure roberto@brazzale.com, e poi ovviamente digitando anche su Google Burro Fratelli Brazzale esce immediatamente. Il mondo. Ecco, io mi permetto di spezzare una lancia a favore di Brazzale, perché il prodotto, e tu hai citato poco fa il burro per i gelati. Ebbene, io lo scorso anno e non più tardi di un quarto d'ora fa ho riassaggiato questo prodotto con la base di burro. Io non ho parole, perché ci sono cose che non possono essere manifestate ed espresse con la parola, ma bisogna assolutamente gustarle. È proprio così, Roberto. Grazie infinite per questo complimento. A noi non sembra vero di fare tanto lavoro per vedere poi la soddisfazione dei nostri artigiani che vincono grandi premi, questi che non sono artigiani, sono artisti, e questa relazione che si è creata in questo settore, che per noi è abbastanza una novità, ma che è stupendo. Abbiamo addirittura creato uno stabilimento apposta solo per i burri professionali, e speriamo di continuare ad avere queste bellissime soddisfazioni. Stiamo parlando di cose belle, buone, di vita felice, per cui cosa vogliamo di più? Grazie Roberto, io naturalmente mi fermo qui, perché se cominciamo a parlare anche della produzione dei vostri formaggi, penso che questa intervista dura molto più dei 6-8 minuti che tradizionalmente dedichiamo ai nostri amici che espongono. Grazie per aver manifestato attraverso questa piccola intervista quelle che sono le vostre novità, ci vediamo prestissimo. Grazie a te Fabio, arrivederci a tutti gli interessati e agli amici. Wow.